Crocetta come Marino a Roma, in sella anche per scongiurare il voto anticipato, regalo ai 5 Stelle. Blindato Palazzo d'Orléans. La replica Zaia sui 500 milioni di euro alla Sicilia. Che sia necessario un immediato cambiamento di rotta. Ignazio Marino come Rosario Crocetta. Il sindaco di Roma ha vinto, almeno per il momento, la sua battaglia contro Matteo Renzi, che lo avrebbe voluto fuori dalla capitale. Stesso destino per Rosario Crocetta, che sempre in sella alla presidenza della regione Sicilia. Resiste a Renzi ed è aiutato anche involontariamente dal Movimento 5 Stelle. Infatti Renzi e il Partito Democratico hanno capito già da tempo che se in Sicilia si votasse i 5 Stelle vincerebbero a mano bassa e siccome secondo lo statuto siciliano se si sfiducia o si dimette un presidente bisogna votare entro 90 giorni allora non vi sarebbe possibilità di commissariare la Sicilia come invece sarebbe possibile per Roma. In Sicilia si dovrebbe votare entro 3 mesi, quindi in autunno. E l'autunno per Renzi sarà più caldo che mai, dunque meglio evitare. Il tutto è rinviato in primavera. Nel frattempo Crocetta, per scongiurare altre tensioni con gli alleati, congela l'ipotesi dell'avvocato Antonio Fiume Freddo, presidente di Riscossione Sicilia, come assessore alle attività produttive, al posto della dimissionaria Linda Vancherry. Infatti, UDC e Partito Democratico pressano per un assessore digeribile a tutta la coalizione e che non appartenga al cosiddetto cerchio magico del presidente. Il tutto altrettanto rinviato a dopo l'assemblea regionale del Partito Democratico, lunedì prossimo 3 agosto. Ancora nel frattempo Crocetta replica alla presidente della regione Veneto Zaia, che ha recriminato sui 500 milioni di euro dirottati da Roma al bilancio 2015 della regione Sicilia. Il governatore controbatte. I soldi ci spettano per una sentenza della Corte Costituzionale. Sono soldi dei siciliani che ritornano giustamente ai siciliani. Il mio governo non rivendica né elemosine né logiche parassitarie. In 2 anni e mezzo abbiamo tagliato 3 miliardi di sprechi, imprimendo alla regione un passo diverso rispetto al passato. Anche sulla sanità Zaia è disinformato. Nel 2013, 2014 e 2015 la sanità siciliana è finalmente entrata, dopo qualche decennio, all'interno degli standard nazionali e come livello di performance è adesso all'ottavo posto e non al penultimo come prima. Abbiamo tagliato gli sprechi dei farmaci, revocato gare truffa per centinaia di milioni di euro e potenziato i servizi. E se vogliamo dirla tutta fino in fondo, il governatore Zaia deve sapere che la Sicilia continua a pagare la più alta quota in Italia di compartecipazione alla spesa sanitaria, il 49%, mentre le altre regioni pagano il 41%. Il 49% era stato determinato quando la sanità era in perdita e ora che è inutile, perché persiste questa percentuale? È ora di dire basta ad attacchi precostituiti che non tengono conto dei progressi raggiunti e della pesante situazione che abbiamo ereditato. Io farò questa verifica rapida con gli uffici perché la programmazione...